Benvenuti a una nuova puntata di Terre di Lombardia fra acqua e natura. Oggi la puntata è dedicata al territorio di Morimondo tra terra ed acqua, perché qui troviamo moltissimi corsi d'acqua, rogge, canali, risaie, quindi vi voglio parlare di questo territorio. Intanto parliamo di questo dipinto vediamo questo sentiero, l'acqua delle risaie che esce e in particolar modo in quel momento che ho fatto il dipinto c'erano gli ibis, che sono quegli uccelli sacri dell'antico Egitto di cui dopo vi parlerò. Dietro di me vedete la risaia e questo è il dipinto. Intanto vi voglio dire una cosa della risaia, una leggenda indiana. La leggenda racconta che il dio Shiva era innamorato di una vergine che si chiamava Rekta Dumilla, cioè gioiello splendente. La ragazza quindi era molto lusingata che il dio aveva deciso di prenderla come compagna e chiese una cosa particolare come regalo, di che il dio doveva creare un cibo che non stancasse mai il palato. Allora il dio Shiva provò, ma non riuscì a trovare nulla. Stanco di non arrivare al dunque, decise di sposare, in un certo senso, un po' con la forza, la ragazza, la quale però, dopo un mese da questo matrimonio, diremo forzato, morì. Dopo 40 giorni dalla sua morte, sulla sua tomba però spuntarono delle piante di una specie mai vista prima, di cui fu dato il nome di riso, che in indiano si dice pari, e che produsse frutti che, mangiati tutti i giorni, non stancarono e non stancheranno mai il palato. Questa è la leggenda del riso. Qui è una zona dove ci sono aironi, nitticore e anche parecchi ibis. L'ibis, che è quell'uccello bianco e nero, che ha anche riflessi verdastri, con il becco ricurvo e la coda nera. Nell'antico Egitto era molto venerato ed era l'incarnazione di Thoth, dio della luna e protettore degli scribi. E oggi è scomparso dall'Egitto, mentre una volta in Italia arrivava per, diciamo, alcuni mesi, poi svernava e poi ritornava nei paesi caldi. Invece adesso è diventato stanziale, quindi lo troviamo in tante zone della Lombardia e naturalmente anche qui. Io ho parlato degli ibis e non posso fare che il collegamento con l'antico Egitto. Voi sapete che mi piace l'archeologia e le civiltà del passato. Quindi vi parlerò un po' dell'Egitto, dell'antico Egitto. Vi voglio parlare per primo delle piramidi. Piramidi che si devono all'architetto Inhotep Trui, le piramidi di Saqqara, Gradoni o la piramide di Meidun, eretta nel 2600 avanti Cristo. La piramide, ma come sono state realizzate queste piramidi? Secondo, ci sono state varie versioni. Quella più accreditata dice che le piramidi sono state create praticamente costruendo una rampa a fianco alla piramide o addirittura lungo intorno alla piramide. Mano a mano che costruivano la piramide dall'alto, scendendo la smontavano, probabilmente addirittura fatta con la sabbia, perché dovete pensare che le famose piramidi di Giza sono nella sabbia. Le tre piramidi famose sono quelle di Cheope, Cefren e Micerino, sono appunto nella piana di Giza e vicino troviamo anche la Sfinge. La Sfinge che raffigura una creatura mitologica con corpo di leone e testa d'uomo. Ora vi voglio raccontare alcune curiosità dell'antico Egitto, per esempio la scoperta dei corpi dei faraoni della 18ª e 19ª dinastia, trovati nel nascondiglio di Deir el-Bahari. Come è successo questo importante avvenimento? Praticamente tre fratelli lavoravano, un giorno uno porta praticamente una capra a pascolare, a passeggiare con lui, e questa capra scivola come in un buco. Da quel buco scoprono questo famoso nascondiglio. Cos'era successo? Che praticamente a suo tempo, siccome tutte le piramidi, la maggior parte delle tombe sono state depredate in antico, probabilmente i dignitari importanti dell'epoca hanno nascosto
le mummie dei faraoni in questo nascondiglio per evitare di essere distrutti. Quindi loro trovano questo nascondiglio e distribuiscono sul mercato clandestino le opere, li scoprono e trovano anche, diciamo, i funzionari, le autorità, il nascondiglio. In tutte queste mummie famose, tra cui quella di Ramsete e altri faraoni, sono al Museo del Cairo. Due donne famose dell'antico Egitto, Nefertiti, che era la compagna di Akhenaton, il cui nome significa la belle venuta, famosa per la statua in mezzo busto conservata al Museo di Berlino, dai lineamenti bellissimi realizzata dallo scultore Tutmosi. Affiancò il marito nella grande ma effimera rivoluzione religiosa che cercò di imporre il culto dell'unico dio Aton. L'altro grande personaggio, donna, è Nefertari, la grande sposa reale di Ramsete II, che è stato probabilmente il più famoso e importante faraone. Lei era raffinata, una donna bellissima, e anche la sua tomba è altrettanto importante ed è forse una delle più grandi e spettacolari della Valle delle Regine. L'altro monumento che fece dedicato a lei, ma soprattutto a se stesso, perché era megalomane, Ramsete II, fu la tomba ad Abu Simbel, dove c'è questo complesso monumentale. Guardate questo dipinto a cui sono affezionato. È proprio questo preciso punto, ma guardate com'è, sembra diverso per la stagione, per il momento, per la luce. C'è questa chiusa che è nascosta dalla vegetazione, l'acqua che in quel momento invadeva i campi e questo albero dai colori autunnali. Questo quadro, così come altri, è esemplificativo di quella parola che io dico della Grecia antica, carpe diem, cioè cogli l'attimo, tratta dalle odi del poeta latino Orazio. La frase si fonda sulla considerazione che all'uomo non è dato di conoscere il suo futuro, né di determinato. Solo sul presente l'uomo può intervenire e può concentrarsi per il suo agire in ogni sua manifestazione e deve sempre cogliere le occasioni e le opportunità, le gioie che si presentano, senza pensare a cosa sarà domani o a illusioni, speranze, essere padroni della propria vita e responsabili del proprio tempo. E questo dipinto, come tutti i dipinti che faccio, è cogliere l'attimo, appunto il carpe diem, che non è né l'attimo prima né l'attimo dopo, ma quel preciso istante che io colgo. Vedete questo fiore giallo? È il giglio d'acqua o iris di palude o anche giaggiolo giallo, bellissimo colore, vedete, brillante. È una pianta acquatica, ma può sopravvivere a lungo anche all'asciutto. Vive presso le sponde dei fiumi, dei laghi, dei fossi, anche vicino a queste rogge. I semi torrefatti venivano usati nel periodo di carestia in passato come succedaneo del caffè. Iris, dal nome greco dell'arcobaleno, per le varie vivaci tonalità dei fiori della specie e del genere. Dunque, sapete che mi piace la mitologia e ora vi voglio raccontare di Iris. Gli antichi greci identificavano l'arcobaleno con questa divinità, appunto chiamata Iris, la messaggera dalle ali dorate. Era la figlia nata dall'unione del titano Taumante e la ninfa dell'oceano Elettra. Iris, dea e personificazione dell'arcobaleno, era dotata di piedi veloci, cinti da calzari alati e grandi ali d'oro. Era messaggera degli dei dell'Olimpo, rappresentava il percorso dal cielo alla terra e aveva dei bellissimi colori. Aveva anche delle sorelle terribili che si chiamavano arpie, mostruose creature. I marinai greci consideravano Iris la dea protettrice del bel tempo e la sposa del vento.
era l'ancella prediletta di Era, cioè Giunone, e l'unica che aveva il privilegio di preparare il giaciglio per Zeus. Nel linguaggio dei fiori, l'iris viola è sapienza, quello bianco, il giglio di Firenze, la purezza, e quello giallo, che troviamo qui sulle sponde, è invece simbolo di amore e passione. Qui ci troviamo a Ozero e vediamo questa chiusa. La chiusa meccanica, ci sono sia chiuse che conche che paratie che servono per interrompere il flusso dell'acqua. Questa zona di Ozero, Morimondo, perché Ozero è appunto una frazione di Morimondo, è piena di queste, come anche il titolo della puntata, di terra e di acqua. Tanti corsi d'acqua, tante rogge, una volta esistevano anche tanti mulini, molte cascine, alcune con nomi particolari. Per esempio qui vicino troviamo la cascina Guzzafame, che nel nome ricorda il fatto che un tempo in carestia c'era difficoltà a trovare del cibo. Poi per esempio esiste anche la roggia Marsinina. Come dicevo, qui una volta c'erano molti mulini, ma la maggior parte non esistono più. Per esempio c'era il mulino del Maglio, c'era il mulino di Santa Maria del Bosco, il mulino Molinazzo, il mulino del Bugo, il mulino Trinchera, che esiste ancora in un tratto qui, però la maggior parte appunto non esistono più. Come vi dicevo, ci troviamo ad Ozero. Il nome Ozero deriva dal latino auxilium, forma da aucia, termine medievale che si riferisce a una porzione di terra arata circondata da fossati. Come dicevo prima, Ozero è un territorio piccolo ma pieno di rogge, rille, per esempio esiste la Gambarara, poi scorre il Naviglio di Bereguardo non distante. Inoltre Ozero beneficia delle acque del Ticino derivate attraverso il Naviglio Grande e da questo attraverso il Naviglio di Bereguardo. Ozero però, questa località piccola, è di origini romane. Poi nel 569 d.C. la pianura padana fu invasa dai Longobardi. Dal loro arrivo in Italia si convertirono al cattolicesimo promuovendo ed edificando numerose basiliche, oratori e cappelle. Ecco, vi ho parlato prima che è una zona ricca di rogge e di mulini, questo è uno degli ultimi rimasti, però non esiste più la ruota, nel dipinto invece c'era ancora. Si chiama Mulino Roma sulla roggia Roma, perché era stata creata, e anche il mulino, da questi nobili di nome Roma. Ecco, vedete il mulino con questa casa rosata e l'acqua che scorre. Ecco l'ultima tappa del nostro viaggio nel Morimondo e le sue terre e le sue acque. Questo è il dipinto, perché questa zona, proprio a fianco all'abbazia di Morimondo, che adesso vi parlerò, è una zona di marcite. Infatti il dipinto che ho fatto raffigura in inverno quando ci sono appunto le marcite. In questo momento chiaramente non ci sono. Da cosa deriva la parola Morimondo? Che un tempo si chiamava, fino al 1871, Coronate. Secondo alcuni l'origine è da Morimond, vicino Diogene, in Francia, da dove provenivano i monaci cistercensi che hanno fondato l'abbazia. Un'altra fonte invece dice che da Moir Mont, cioè Monte della Palude, perché l'abbazia è stata fondata su una palude.
su un rilievo vicino a una palude, oppure Muori Mondo, riferendosi alla vita isolata condotta dai monaci. L'ultima versione, che Muori Mondo deriva da morire al mondo, cioè vivere da risorti. La fondazione del 1134 di questa famosa abbazia, lentamente i monaci bonificarono la zona, costruirono dei fontanili e naturalmente di conseguenza le marcite. I monaci di Muori Mondo tramandavano la conoscenza medica del mondo classico e questi farmaci erano ricavati dalle erbe officinali che crescevano spontaneamente nel territorio qui circostante. Queste erbe spesso erano ridotte in polvere e utilizzate per vari scopi. Tra queste erbe c'era il tarassaco, la menta, la camomilla, la borragine, l'ortica. A Muori Mondo, così come in altre abbazie, facevano tappa viaggiatori, pellegrini, poveri che ricevevano cure sia dell'anima ma anche del corpo. Qui a Muori Mondo esisteva uno scriptorium. Lo scriptorium è una parola latina che deriva dal verbo scrivere, cioè scrivere. Lo scriptorium era questa sala enorme con le finestre grandi per illuminare e loro praticamente trascrivevano i libri antichi. Dobbiamo a queste persone il fatto che siano arrivati a noi tanti testi dell'antichità, dell'antica Roma, latini e non solo, perché loro appunto li hanno trascritti e quindi salvati e preservati fino ai nostri giorni. All'inizio della puntata vi ho parlato, vedendo gli ibis, che anche qui troviamo, di qualcosa, di qualche curiosità dell'antico Egitto. Piano piano ve ne racconterò delle altre, però voglio terminare con una storia d'amore dell'antico Egitto e che riguarda una delle poche regine, faraoni, donna, che era Hatshepsut e la sua storia d'amore con Senemut, che era praticamente dopo di lei quello che contava di più, era architetto, storico, faceva di disegnatore. Allora loro sono, siamo amanti, però lei era il faraone, lui non poteva, anche se era un uomo importantissimo, essere al suo fianco. Come hanno fatto a raggiungere in un certo senso l'eternità insieme? Perché lei dopo 15 anni di regno muore, ma lui prima della morte costruisce la sua tomba e la costruisce vicino al suo tempio, appunto di Hatshepsut. Lui praticamente quando lei muore la va a trovare con la scusa di vedere i lavori della sua tomba, in realtà attraverso questo passaggio segreto va a vedere e a piangere il suo amore perduto. Termina qui la puntata dedicata a Muori Mondo e il suo territorio. Vi lascio con una mia frase dedicata al sorriso. Non scordare di sorridere. La bellezza di un sorriso avvolge tutto e tutti, mentre la vita corre a perdifiato e spesso dimentica quell'attimo che forse non riuscirai più a dimenticare.